Come state? Allora, innanzitutto grazie per esserci. Allora, il titolo è Assistenti sociali, sempre socialmente connessi? Allora, un bel titolo, grazie Stefania per avermelo attribuito. All'inizio era in inglese, però diciamo che è un titolo che mi si addice per il ruolo che ricopro da dal 2017. La prima domanda però che dobbiamo porci è se siamo scollegati o connessi alla realtà. Me la pongo anche a voi. Secondo me dobbiamo essere un po' meno collegati al mondo virtuale e più connessi attivamente e socialmente al mondo reale. Quindi con la mente dobbiamo essere sui social e attivi sempre con la mente. Un'immagine un po' forte, no? Giusto? La vedete, no? È normale che noi dobbiamo utilizzare la tecnologia, e in primis anche l'ordine, non è che l'ordine è esente, per comunicare, però dobbiamo evitare di esserne dipendenti. Mi piaceva quella frase del cellulare che avvicina le persone lontane, che però purtroppo ci allontana da quelli vicino. Allora, diciamo, quali sono i mezzi di comunicazione dell'ordine, ma non solo per comunicare con voi, con gli iscritti, anche per comunicare tra di noi consiglieri o gli altri professionisti. Allora, noi utilizziamo il sito internet che tutti conoscete, anzi, chi di voi va almeno una volta al giorno sul sito internet? Nessuno. Io più di qualche volta pure vado in... Allora, noi utilizziamo la newsletter. Diciamo che ci siamo dati una regola, almeno il 15 del mese inviamo la newsletter, però il problema è che non gestiamo direttamente, i tempi slittano. Poi utilizziamo la mail massiva, come avete visto che è arrivata una mail che abbiamo acquistato la sede, la nostra casa, la nostra, la vostra, tutte nostre. E poi utilizziamo i comunicati stampa, cellulare, tra di noi abbiamo anche con lo sportello della libera professione, lo sportello per i tirocini di adattamento e per gli esami di Stato, c'è proprio un telefono. YouTube, se non lo sapete, noi abbiamo la pagina anche del cross su YouTube, quindi tutti i video vengono caricati lì. Poi ci sono le pubblicazioni e Facebook, diciamo. Questo è quello. Chi di voi non ha Facebook? Non ha? No. Ok. Ne prendo. Allora, questi sono gli altri mezzi di comunicazione. Allora, quindi che utilizziamo noi? La PEC, le mail, le lettere e documenti ufficiali, anche i report che noi pubblichiamo sul sito, poi gli articoli sui giornali, anche su quelli online, Messenger lo utilizziamo tra di noi e il 25 novembre il consiglio ha deliberato la sua chiusura perché era confondente, creava confusione con gli iscritti. Poi abbiamo utilizzato anche Skype, mi ricordo un consiglio straordinario proprio per permettere alle persone di iscriversi all'ordine per fare un concorso che richiede tanti posti. Poi abbiamo WhatsApp e anche noi come consiglio abbiamo diversi la chat consiglieri con anche il gruppo sulla comunicazione e quant'altro. E diciamo che chi non ci vuole stare su WhatsApp o si rende il gruppo o esce fuori, non siete obbligati, no? Poi abbiamo Google Drive che principalmente lo uso io per comunicare con il webmaster, ogni tanto mi fa impazzire, però comunico tutte le notizie che devono essere pubblicate sullo sito tramite Google Drive, pure le mail. Però i canali di comunicazione con ufficiali rimangono sempre questi, rimangono. Quindi l'email, la PEC e quello di recarsi personalmente presso gli uffici amministrativi, con gli orari che già sapete, no? Li conoscete tutti gli orari e poi sono anche sul sito. E noi ci siamo dati una regola che cerchiamo di rispondere entro 30 giorni alle mail che ci arrivano da voi. Qualche volta ce lo facciamo, alcune volte no. Questo perché però dovete utilizzare questi canali? Perché comunque verba volant scritta nana, cioè vi rimane sempre una traccia di quello che fate, di quello che scrivete. Siccome la maggior parte di noi lavora con svariati contratti presso le pubbliche amministrazioni, comunque ci collabora, sapete che la pubblica amministrazione
parla con gli altri, e quindi anche noi come ordine dobbiamo parlare con gli altri, ma è una tutela pure per voi. Però prima di richiedere l'informazione, cosa buona andare sul sito dove c'è pubblicato tutto, quindi per non fare proprio le domande che già sono presenti sul sito, vi invitiamo a cercare lì le informazioni, così non appesiniamo neanche la segreteria amministrativa. Allora, questo ce l'abbiamo detto pure prima, nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione dobbiamo fare attenzione alla riservatezza e al segreto professionale, e aggiungo anche sui social, tanto è vero che l'ordine nazionale che con l'anno nuovo uscirà il nuovo codice deontologico e c'è una parte dedicata anche ai social, come ci dobbiamo comportare. Allora, ma noi la domanda che mi faccio, no? Noi la subiamo o la governiamo la comunicazione? Cioè non solo noi come ordine, anche voi, la subite o la governate? Noi come ordine ci siamo date alcune strategie, almeno condivise. Abbiamo creato il gruppo dell'area comunicazione, abbiamo la consulenza giornalistica, quindi siamo uno dei pochi ordini regionali che ha consulente. Cerchiamo di comunicare in tempi rapidi e di stare qui sul pezzo, perché la notizia, se già la comunichi in ritardo, già non è più valida. Poi cerchiamo di utilizzare Facebook come solo un mezzo informativo. Quindi alcune volte abbiamo deciso di non rispondere a dei post privi di contenuto, no? Per non dare seguito a dei commenti da un oltre. Abbiamo cercato di spostiamo i dibattiti, discussioni, confronti in altri contesti e non aprirli sui social. Il social non è uno strumento utile per aprire una discussione. Preferisco sempre il contatto, i gruppi di lavoro, un incontro. Però utilizziamoli per promuovere la nostra immagine positiva della nostra comunità professionale. Io per esempio, noi lo facciamo come ordine, ma lo facciamo anche singolarmente. A me piace molto ogni volta sottolineare che sono un assistente sociale e che mi occupo di questa cosa, quindi faccio un bello progetto, andare a confine, lo pubblichiamo, una buona prassi, un ringraziamento da parte di un nostro cittadino che si è recato al servizio. Ecco, cerchiamo di dare agli altri un'immagine positiva di quello che siamo noi e bandiamocene pure che siamo assistenti sociali, in positivo però. Allora, questo è il gruppo area comunicazione. Vabbè, ci sono io che ordino il sito web, il gruppo e la pagina Facebook, poi c'è Stefania Scartala che si occupa della comunicazione audiovisiva, poi abbiamo perso l'ultimo consiglio, si è dimesso una consigliera, quindi stiamo cercando l'eredità per quanto riguarda i rapporti con il giornalista, e oggi abbiamo la presidente Patrizia Pavani e la vicepresidente Daniela Cirulli, che è in capo a loro, l'ufficio di presidenza sotto la comunicazione, loro mandano l'input. Poi ci sono altri consiglieri che in modo un po' marginale partecipano al processo di comunicazione. Abbiamo il giornalista, come abbiamo detto prima, che ci dà una grossa mano, e il webmaster. Però attenzione alle ore di tastiera, no? Quante volte sui social si incontrano, che poi non sono altro che persone che nella loro vita reale non direbbero, non farebbero quelle cose che invece fanno sui social, no? Quante nottate pure noi a rispondere a loro, allora li lascia stare, come dice la Presidente, lasciali stare e non dare seguito. Ecco, questo sempre l'articolo, riprendiamo sempre l'articolo che diceva prima la Presidente. L'assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro e alla dignità della professione. Io ho aggiunto anche sui social e nei contesti in cui è identificabile come assistente sociale. Io faccio sempre l'esempio dove lavoro del carabiniere, no? Il carabiniere quando si toglie la divisa è sempre un carabiniere, non è che diciamo è più carabiniere, è lo stesso nome. Noi siamo sempre assistenti sociali in qualsiasi contesto, in qualsiasi sede, siamo sempre quelli, non è che cambiamo, quindi i nostri comportamenti, cioè, possono essere visti in un altro modo. Dico, quello è l'assistente sociale, quello che scrive sui social prima gli italiani e poi gli stranieri. Quindi, che dobbiamo fare? In ogni sede, compreso sui social, dobbiamo promuovere l'immagine positiva della nostra comunità professionale e dobbiamo anche tutelare e rispettare gli organismi rappresentativi, che ci piacciono o no. Se vi piacciono Arduino, cioè, purtroppo è così, se vi piacciono Gazi è così, Favale è così, però diamo un segno, è brutto a offendere chi vi rappresenta,
Ok. Questo qua, diciamo, mi dispiace per loro che non vedono bene. Questa è la home page del sito internet, no? Qui vedete, il sito è un po' obsoleto, stiamo anche lavorando per fare quello nuovo, però ci vuole un po' di tempo. Diciamo che è formato a tre blocchi, no? Il sito internet. Scusate le spalle, però. C'è il blocco di destra dove c'è la pagina safety, per esempio l'abbiamo creata noi ultimamente proprio per dare a voi l'idea di quello che si fa, per ricordarvi delle date utili, perché ogni volta dico, ma io non lo sapevo, io non, dove la vado a trovare la notizia, lì ci sono pure l'evidenza, poi se cliccate sugli appuntamenti esce fuori tutto l'elenco di tutti quanti le varie date che vi possono interessare, i vari appuntamenti. D'altra parte abbiamo delle news da internet, quindi per rendere un po' più in movimento il sito, delle notizie sempre aggiornate, anche se vi dico la verità, da quando con questo nuovo consiglio noi aggiorniamo di più la parte centrale, quella dove noi pubblichiamo tutte le nostre le informazioni dell'ordine, che è quella di internet. Abbiamo creato una pagina, una sezione denominata in primo piano, dove mettiamo delle notizie che stanno lì per un determinato periodo di tempo, questo è quello un po' più importante, vedete, c'è il convegno, c'è il rischio professionale. Poi vedete, poi c'è la sezione notizie, scendendo dal sito, dove trovate tutte le varie cose che fa l'ordine. Notate che noi abbiamo cercato, per rendere un po' più attrattivante, per avvenire un po' di più, per cercare di incuriosire gli iscritti a navigare sul sito, abbiamo utilizzato un po' di immagini perché purtroppo il sito è vecchio, quindi gli accessi erano pure bassi, perché logicamente uno non vedeva nel sito una cosa che lo poteva stimolare nel navigarci, quindi abbiamo vedete la nuova sede, abbiamo messo l'immagine della sede, dall'altra parte abbiamo l'ordine, quindi lì trovate tutto quello che riguarda l'ordine, il consiglio regionale, il revisore dei conti, le commissioni, le deleghe, i programmi, quindi tutto pubblicato. Poi abbiamo i servizi per gli iscritti che erano unità anche di quest'ordine, abbiamo il libro della settimana, la documentazione audiovisiva, la tecnologia qua. Allora, poi abbiamo scendendo la formazione, questo scorre tutto il sito, la formazione continua, quindi tutti gli eventi potete visionarli, poi abbiamo la pagina dedicata al consiglio di disciplina, l'amministrazione trasparente che è sempre un'area in costruzione, prima o poi la finiremo, abbiamo l'altra parte i coordinamenti provinciali, quindi tutti e cinque i coordinamenti delle cinque province, abbiamo i documenti dell'ordine. Poi le notizie scorrono sempre, in base a quando vengono pubblicate, poi più si aggiungono quelle nuove, più le altre scendono giù. Grazie. Questa è, diciamo, la parte finale, dove abbiamo le normative, poi il nome di ordine, la documentazione e le pubblicazioni dell'ordine. Poi i numeretti servono per scorrere da una pagina all'altra. Ok. Questo ad esempio è la pagina interna della sezione servizi degli iscritti, una pagina nuova, si occupa pure urbanista, provinziere, quindi tutte le offerte per gli iscritti, o le convenzioni, o gli sconti, li trovate qui, quindi poi voi basta che cliccate sui servizi degli iscritti e vi trovate il mondo intero. Poi dentro ogni categoria ci sono le altre offerte che arrivano dalle società, quindi dei sconti per dei corsi in lingua, per dei corsi di formazione, per il benessere, la salute e quant'altro. Poi ve li andate a vedere sul sito. Allora, questa è la lezione invece di quella settimana, deciso di mettere i propri libri dei quattro autori che poi con cui ci sarà il confronto nel pomeriggio, quindi abbiamo Mattera, il Sottile di Sogno, tra altri libri, il Cacciatore dei Orchi, messi tutti in ordine alfabetico. Poi queste sono le pubblicazioni invece dell'ordine. Su questo diciamo che dovremmo fare un po' di più. Ecco, riprendendo anche Enel Allegri, siamo rimasti al 2017, che è l'ultima, questa che tutti quanti avete, poi chi non la può andare presso la sede dell'ordine, che l'abbiamo. E dove lavorare un po' di più, però il problema è quanto abbiamo il tempo, dove troviamo il tempo e soprattutto le persone con competenza.
Sul sito pubblichiamo anche per esempio i concorsi pubblici, il lavoro, c'è una sezione dedicata ai lavori sia nella colonna di destra che sulla riga, però abbiamo deciso di pubblicare come concorsi pubblici solo quelli che vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, che esce il martedì e il venerdì di sera, quindi proprio per non avere false notizie. Poi abbiamo la mobilità sempre che viene pubblicata sulla Gazzetta, che ci perviene da qualche collega, e le offerte dei privati arrivano in mail presso la nostra sede per dirci che cosa vogliono pubblicare. Questo è un esempio delle selezioni pubbliche nella Regione Lazio e in altre regioni, quindi poi trovate tutti i riferimenti. Allora, chi se la ricorda l'area scritti del Cross? Io ho messo il simbolo di Mio Terra, non so se voi vi ricordate il programma televisivo che si faceva qualche anno fa, diversi anni fa. Noi avevamo un'area iscritti dove ci registravamo e avevamo accesso a dei documenti, a un'area riservata dove c'erano, per esempio, c'era la PEC, dei documenti. Però ci siamo accorti che con quell'area iscritti noi riusciamo a coprire, ad inviare un newsletter solo a poche persone, no? Circa 1000, che poi non erano neanche aggiornati le email, perché alcuni cambiavano le email, non lo comunicavano, alcuni si dimenticavano l'account, la password, e quindi stava diventando un problema. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo deciso di inserirla qui, quindi la restrizione voi la trovate nella vostra area riservata del CNOAS, perché prima che era un problema intanto ci dicevano: ma scusate, dove devo vedere questo, sulla restrizione nostra, sulla restrizione del cosa? Adesso sta tutto nell'area iscritti del CNOAS, vedete la freccia, no? Voi così almeno che fate con un semplice login, una semplice credenziale di accesso, voi entrate e vedete tutto, senza che vi dovete stare a ricordare 10.000 password e quant'altro. Abbiamo cercato di semplificare, questa è stata un'idea con la Presidente insieme alla sede amministrativa. Allora, per chi non ha Facebook, ok, non ci segue, però ecco, noi vi chiediamo, noi abbiamo su Facebook, abbiamo sia il gruppo e sia la pagina Facebook. Sul gruppo si possono iscrivere solo gli assistenti già iscritti a qualsiasi ordine. Abbiamo scritto 3 domande per cercare di agevolare il lavoro anche del sottoscritto, perché comincia a diventare pure numeroso, cioè, soprattutto le persone che hanno un nickname, noi come facciamo a verificare chi sono questi assistenti sociali? Allora chiediamo queste domande: è un assistente sociale? Poi scrivo di tutto, eh? A quale ordine generale assistente sociale è iscritto? Qual è la versione del numero di iscrizione? Alcuni dicono: fatti tuoi, perché vuoi, mentre sulla pagina Facebook basta mettere un semplice mi piace, lo possono fare tutti. Ma questo è il gruppo Facebook, è stato creato il 10 aprile 2015, è pubblico, tutti possono vedere chi ne fa parte e cosa pubblica, proprio perché noi dobbiamo lanciare un messaggio, però facciamoci agli altri, è inutile fare un gruppo chiuso, anzi con questo consiglio abbiamo deliberato di renderlo pubblico e visibile a tutti. I membri per adesso al 15 novembre sono 1259, e qui voglio mettere la faccina della paura, perché devo ancora evadere 140 richieste con i vari nickname o con le varie risposte che non ci sono. Gli amministratori, vabbè, sono io come consigliere, e poi c'è la pagina Facebook che può pubblicare tutto sull'ordine, sul gruppo. La pagina invece, siamo adesso a 1254 mi piace totali, i follower sono 1268, 113 persone si sono registrate presso l'ordine, perché puoi anche registrare. È stata creata il 3 giugno 2018 e poi c'è anche il nome utente se uno lo vuole cercare più facilmente, però non è importante. Vabbè, l'amministratore sono io, e poi l'editor sono Patrizia Papaglio, la presidente, e Stefano Scarda, la consigliera. Però la differenza tra editor e amministratore è che c'è solo una cosa, che l'amministratore assegna il ruolo, solo quello, per tutto il resto pubblicano e posso fare tranquillamente. Allora, questi sono per esempio i post più seguiti sulla pagina Facebook. Vedete quella con la nostra vicepresidente nazionale, ha ottenuto più di 10.000, ha raggiunto più di 10.000 persone, con il poi sono le varie interazioni, vedete 1.700 interazioni, quindi commenti, like e quant'altro.
Poi abbiamo quello del purtroppo, di quello che del precariato, che ha raggiunto 8.800 persone. Grandi! Speriamo che ce la facciamo. Siamo a 2.800 interazioni, quindi è un tema molto sentito. Poi abbiamo quello, neanche a fare apposta, quello della comunicazione, quindi l'evento di oggi, che ha raggiunto 7.700 persone. Vabbè, 704 interazioni sono pochissime, però considerare che il post è stato pubblicato il 10 novembre e questi sono dati al 15 novembre, quindi con 5 giorni il post è arrivato a 7.700 persone. Perciò capite la forza dei social. Poi ecco, abbiamo deciso, proprio per ritornare nell'immagine, che noi nel 2019 con alcuni banner creati da noi, tutto in casa, tutto a costo zero, infatti si vede, gli abbiamo fatto gli auguri di buona Pasqua per il 25 aprile, per il 1 maggio, per buone vacanze, per buon Ferragosto, per buon Natale, l'anno il nuovo anno. Con altri post nel 2019 vi abbiamo ringraziato per aver raggiunto almeno 500 mi piace sulla pagina Facebook. Vi abbiamo informato del corso sulla comunicazione che si è fatto, sulla libera professione, sul Social Work Day. Abbiamo anche ricordato purtroppo i colleghi che sono scomparsi o le persone un po' che erano più unite al nostro ordine, no? Purtroppo pure quello, però noi siamo una comunità e quindi per fare sentire vicino a noi stesse noi pubblichiamo un ricordo, quindi qualsiasi cosa ci arriva dai colleghi per ricordare qualcuno che non c'è più, noi lo facciamo. E poi per riprendere proprio la frase, ecco, zio Sam che diceva prima Elena Allegri, noi abbiamo, mi piaceva molto, infatti io l'avevo messa, non chiederti cosa il tuo ordine può fare per te, chiediti cosa può fare, puoi fare tu per il tuo ordine. E questo era per l'adesione da parte dei colleghi della provincia di Latina, per aderire al coordinamento provinciale. Queste sono alcune locandine realizzate in house, a casa a costo zero. Vabbè, con la comunicazione, questo è il PIX, poi abbiamo il registro di Federico Greco che sta qui, ok, l'ho promesso. Vabbè, abbiamo promuovere le relazioni umane, quindi la giornata internazionale del servizio sociale, il benessere, la violenza sulle donne, proprio perché la settimana scorsa è stata la giornata internazionale. Abbiamo il teatro, la libera professione, poi abbiamo il codice deontologico che stiamo in fase di ultimazione. E vedete che alcune locandine noi abbiamo chiesto la collaborazione di alcuni colleghi che un po' sono bravi, quindi se c'è qualche grafico tra di voi, perché noi non ce lo possiamo permettere, potete anche mandare un email all'ordine. Questa gli piaceva, c'era molto come immagine, perché ai tempi dei social noi c'è necessario promuovere proprio l'importanza delle relazioni umane. Va bene tutto i social, va bene tutto internet, però dobbiamo partire dalle relazioni umane, chi meglio di noi che siamo assistenti sociali. Mi piaceva anche la frase sotto del nostro presidente, le relazioni umane sono ponti che uniscono le persone, quindi quell'immagine penso che dica più di mille parole. Perché altrimenti se noi non facciamo in questo modo, questo è il risultato, no? C'era una volta questa, del film, abbiamo detto c'era una volta la famiglia, come era prima la famiglia, come adesso, no? Poi c'è un film che si chiama Sconnessi, che dice sono rimasto senza connessione per qualche ora, ho avuto l'occasione di parlare con delle persone meravigliose, dicono di essere la mia famiglia, questa è la mia famiglia, gli amici, sul posto di lavoro, ai corsi di formazione, sta sempre così, poi non recepisce l'informazione. E quindi che succede? Che noi diventiamo questo, no? Vi ricordate le tre scimmie, no? Non vedo, non sento, non parlo, poi ti aggiungo anche la quarta, che è quella che è sempre connessa al mondo virtuale, è connessa sì, ma al mondo virtuale, quindi non vedo, non sento, non parlo in più, eppure connessa al mondo virtuale. Quindi che succede? Questo succede. L'evoluzione della specie?
Secondo me sì, è l'involuzione della specie dell'uomo tecnologico, con tutto che lo dice uno che sta sempre sui social, sempre su internet per informarvi e per informarsi, però ecco, siamo passati dall'uomo sapiens all'uomo smart. E poi attenzione a questo, attenzione a loro, tanto li incontrate da tutte le parti, no? Gli snobby, no? Che sono gli zombie del nuovo millennio, schiavi dello smart. Questo cartello in alcune città esiste già, cioè non è uno scherzo. Quasi. Questo cartello qui. Guarda, no? E ho visto quelle, per esempio in Olanda mi sembra che sta, adesso non mi ricordo, l'ho visto su internet che c'era in alcune città. Quindi che succede? Appena raggiunge il punto, però per evitare quello, per promuovere le azioni umane, dobbiamo fare questo, spegniamo il telefono, accendiamo il cervello e torniamo alla realtà. Prima c'era il giorno al futuro, no? Mi piaceva questa frase qui, l'ho presa proprio da Steve Jobs, cioè neanche a farla apposta. Accendi il cervello, le nuove idee nascono guardando le cose, parlando alla gente, sperimentando, facendo domande e andando fuori dall'ufficio. Mo ditemi voi se questo non è, cioè sembra che state scrivendo quello che siamo noi questo siamo, noi parliamo con gente, noi guardiamo le cose, noi andiamo, ci sperimentiamo, quello che diceva pure Elena lì, dobbiamo sperimentare, che cosa possiamo fare noi, no? Facciamo le domande e andiamo soprattutto fuori dall'ufficio, no? Fatto? Perfetto. Questa era l'ultima, perché noi vediamo, sentiamo e parliamo. Il logo e il logo, perché siamo nella comunicazione. Grazie a tutti.